posto. Beh, dati come quelli che indicano noi giornalisti la via per una ripresa nel rapporto con i lettori, con un aumento dell'indice di lettura, sia pur limitato, sono dati importanti. Più che una consolazione, dico che è uno sprone a quelli che fanno il nostro mestiere. Abbiamo un compito grande di trasmettere alle nuove generazioni questo strumento straordinario che è la forma giornale, nella sua articolazione, nella periodicità diversa, che mette nelle mani di chi si fida di noi un giorno, una parte del tempo della vita del mondo ed offre chiavi di lettura. Un'informazione articolata, complessa, non solo un elenco di notizie. Per far questo serve identità, identità chiara, un profilo netto, pulito, qualità e un aggettivo che ho già usato che diventa sostantivo qui, pulizia. Pulizia nel modo di dire e dare quello che è nella nostra capacità di cronisti. I soggetti che ci devono interessare di più sono quelli che leggono di meno, però che in quelle più 2 qualcosa per cento non emergono con la stessa forza, perché quello stesso rapporto ci dice che sono orientati soprattutto ai canali social, no? Ai canali digitali, giovani. È la sfida vera per noi, perché senza di loro non c'è futuro, perché il futuro sono loro. Io cerco di essere pieno di fiducia, ma so che il cammino è difficile e merita di essere fatto adesso.